Tra Covid e perché? Amici sportivi, appassionati di pallacanestro, amanti della Serie 2 Old Wild West, bentrovati con Ora Basket Live, 14ª puntata del nostro magazine che punta i riflettori sul campionato di Serie 2 Old Wild West e un campionato che speriamo vivamente possa ripartire, anzi lo farà sicuramente il prossimo weekend, anzi domenica 16 gennaio. Gli ospiti in studio, anzi in realtà l'ospite in studio che questa sera non è comunque solo, ben trovato, anzi ben ritrovato Massimo Gritti, direttore sportivo della Blue Basket 1971. Buonasera. E in collegamento per tutta la puntata abbiamo Fabrizio Frater, senior assistant della Pallacanestro Cantù, ma anche molto di più direi, coach. Buonasera a tutti. È riduttivo il ruolo di senior assistant? Boh, a me va bene tutto, le etichette non mi interessano, mi interessa lavorare per un club che mi ha dato tanto, a cui ho dato tanto della mia vita professionale e sono tornato con grande entusiasmo a casa, poi un po' direttore tecnico, un po' senior assistant, l'importante per me è stare in palestra, stare con i ragazzi e cercare di fare una stagione positiva perché veniamo da una terribile retrocessione, ho trovato un ambiente molto sofferente, molto abbattuto dalla passata stagione, quindi dobbiamo rimetterci in marcia. A proposito di clima, Massimo Gritti invece a Treviglio, facendo un passo indietro, la bella esperienza esaltante, anche se non ha portato la vittoria in Supercoppa, con il nuovo corso si respira un clima, diciamo, positivo, diametralmente positivo rispetto a quello che ci raccontava adesso Fabrizio da Cantù. Beh, è chiaro che la ventata di entusiasmo della società neocostituita a settembre ha portato voglia di cercare di fare risultati, un progetto di 2 o 3 anni voluto dal nostro presidente nonché sponsor, quindi c'è un entusiasmo. È chiaro che nulla è facile nel mondo dello sport, la squadra è stata fatta quest'anno in maniera diversa rispetto alla Blue Basket degli anni precedenti, quindi ci sono delle attese, c'è una gran voglia di far bene e speriamo che poi il campo ci dia le giuste soddisfazioni. Fabrizio, ma Treviglio Cantù si gioca? Punto di domanda, finalmente? Lo speriamo tanto perché ormai siamo fermi da troppo, è veramente faticoso questo periodo, è difficile da gestire, non potendo fare amichevoli, perché ovviamente non avrebbe senso andare a fare a giocare un'amichevole in un momento in cui il campionato è fermo e abbiamo bisogno, anche perché è una partita che ha una grande importanza per la classifica, per noi potrebbe voler dire il primo posto alla fine del girone d'andata, siamo già qualificati per le Final Eight di Coppa Italia, però la posizione potrebbe cambiare molto nella griglia poi degli accoppiamenti. Per cui una partita che aspettiamo da troppo tempo, siamo fermi da tanto, sia noi che loro, ovviamente con tutte le problematiche di questo periodo, speriamo tanto di poterla giocare domenica e di poter giocare almeno davanti al 35% del pubblico. Massimo Gritti, la Blue Basket ha superato indenne, diciamo, le precedenti ondate di Covid, invece recentemente in questo campionato c'è stata qualche positività. Sì, l'anno scorso non abbiamo mai avuto nessun giocatore positivo, quest'anno invece nel periodo natalizio, post Natale, abbiamo avuto 4-5 situazioni di giocatori barra staff che, come purtroppo accade a molte persone nel nostro paese, hanno avuto senza nessun problema particolare, però quindi abbiamo dovuto rispettare i giorni legati alla TS e quindi praticamente la squadra si è ritrovata ieri parzialmente barra oggi per preparare questa partita di cartello, perché per Treviglio giocare contro Cantù per la prima volta nella sua storia è la partita di cartello, anche perché poi in questo momento Cantù, oltre ad essere forse la candidata numero uno al salto di categoria, è anche la prima in classifica. E allora, visto che comunque le problematiche di positività, di Covid, di rinvii sono note a tutti, come sempre ci facciamo dare un contributo in spazio LNP da Stefano Valenti.
Grazie Paolo. Allora, i due argomenti caldi, l'esito della conferenza Stato-Regioni che ha espressamente parlato della condizione dello sport italiano, condizione di sicura sofferenza e difficoltà, e la ripresa del campionato di Serie A2. Conferenza Stato-Regioni, abbiamo letto comunicati di soddisfazione espressa sia dal sottosegretario dello sport Valentina Vezzali che precedentemente al tavolo aveva raccolto le opinioni di federazioni, presidenti di federazioni e delle leghe sulla complessità che sta vivendo il mondo dello sport e il comunicato nel quale il presidente della FIP esprimeva altrettanta soddisfazione, quindi Gianni Petrucci parlando a nome del movimento del basket. Qual è la risultanza? La risultanza è l'individuazione di questa percentuale del 35% sui gruppi squadra al di sotto dei quali le ASL non possono intervenire in maniera, diciamo così, indiscriminata. Cosa vuol dire? Abbiamo avuto esempi di ASL che hanno messo in quarantena il gruppo squadra con un caso di positività e altre ASL che invece a fronte di 4-5 casi hanno consentito ai club di continuare a fare attività. Questo non accadrà più. Finché non viene raggiunto il caso del 35% di positività, le squadre saranno autorizzate a continuare l'attività, sempre ovviamente con i controlli a livello di tamponi frequenti per avere la certezza che non ci siano rischi ulteriori. Per quello che riguarda invece il campionato di Serie A2, riprende domenica, 14 gare in calendario, 12 al momento sono confermate. Non si giocheranno 100 chiusi per la situazione di Covid del gruppo squadra toscano e Latina Scafati per la complessità della situazione della squadra di Scafati, ma le altre 12 gare sono regolarmente in calendario. Nella contingenza è un dato positivo perché non va dimenticato che quando è stato preso il provvedimento di far slittare di 2 settimane la ripresa del campionato, il turno del 2 gennaio stava manifestando all'orizzonte la possibilità di rinviare qualcosa come 9 o 10 partite delle 14 in calendario. Vuol dire che in queste 2 settimane i gruppi squadra sono usciti dalla difficoltà, dai focolai più importanti che hanno colpito alcune delle squadre, le stesse squadre si sono potute riattivare a livello agonistico in palestra e dunque la decisione è stata corretta per poter tornare a godere dello spettacolo del campionato di Serie A2 con un turno che ci svelerà forse non tutte, ma quasi tutte le 8 squadre che daranno vita alla Final Eight di Coppa Italia. Fabrizio, Massimo Gritti ha detto della importanza del match per la storia di Treviglio. È la prima volta con Cantù, non contiamo la gara di Supercoppa. Ne abbiamo parlato tra l'altro già 2 settimane or sono con presente un certo Alberto Rossini che ricorderai bene che proprio sulla tratta Treviglio-Cantù ha costruito un po' la sua carriera, credo anche dandoti una bella mano. Beh, sicuro, ma c'è sempre stato un bel legame con la società di Treviglio, con Alberto Mattioli quando ne era dirigente capo, diciamo. Ovviamente lo scambio che fu un po' guidato anche dal fatto che io a quei tempi facevo l'assistente e lo scout, quindi andavo spesso in giro a vedere e vidi questo ragazzo giovane, magro, magro, ma con grande temperamento, grandi prospettive, con grande taglia fisica che era Alberto, e poi Gianni Corsolini e Alberto Mattioli consolidarono questo scambio. Alberto venne da noi che ancora era juniores, fece l'ultimo anno di juniores da noi, arrivando terzi alle finali nazionali, però fu buttato subito in prima squadra come era la nostra tradizione, quella di lanciare sempre i giovani promettenti, come cambio di Mazzorati. Noi avevamo bisogno di puntellare la squadra perché Pierluigi ormai era verso la fine della carriera, l'ultimo anno di carriera, per cui Alberto arrivò a portare linfa fresca, giovane. E noi, se non mi sbaglio, abbiamo scambiato 2 ragazzi che poi a Treviglio hanno giocato tanto e bene, come Nicola Foschini e come Andrea Pellegrini, che vennero a Treviglio e fecero delle ottime stagioni. Quindi questo scambio di giocatori o comunque questa vicinanza c'è sempre stata fra la Pallacanestro Cantù e la società di Treviglio. Soltanto una precisazione, perché purtroppo un po' di anni di esperienza sui parquet ce l'ho anch'io. Sicuramente Andrea Pellegrini, Foschini andò al Celana, probabilmente c'era in quella situazione anche uno scambio con Paravella, forse con Tiziano, Ah, può essere, sì, può con essere, sì. Paravella, sì.
Perché questi questo... erano i ragazzi nati nel 60, Alberto è del 69, e i ragazzi 67-68 diciamo che uscivano di categoria junior, e quindi noi abbiamo dato due giocatori che uscivano dalle nostre categorie e non sarebbero andati in Serie A, come Paravella e Pellegrini, e prendemmo invece Rossini, che doveva fare ancora una stagione da juniores. Andiamo anche ad affrontare un altro, altri due argomenti un po' importanti. Massimo Gritti, la vicenda Poz. Beh, la vicenda Poz è stata una vicenda molto triste, perché purtroppo ci siamo trovati in una situazione non voluta. Ovviamente le società in queste situazioni hanno tutto da perdere. Noi quest'estate avevamo fatto un investimento importante sia tecnico che economico su un giocatore che a detta nostra poteva essere veramente un giocatore che faceva la differenza. Il suo apporto in questo girone d'andata, anche se manca ancora una partita, era stato comunque positivo. Importante. Un giocatore soprattutto forte nel tiro da tre punti, purtroppo una sua sciocchezza, una sua superficialità ci hanno obbligato ad andare velocemente sul mercato per essere subito competitivi. Devo dire che essere riusciti a riportare a Treviglio un giocatore come Sollazzo, che da noi ha fatto un'ottima stagione tre o quattro anni fa, diciamo, quindi sicuramente non una seconda scelta, però ci siamo trovati in una situazione abbastanza complicata e non dovuta da noi, quindi speriamo che comunque le cose vadano per il senso migliore. Assist che prendo al volo, quindi un servizio sulla presentazione ufficiale di Adam Sollazzo. Presidente Stefano Mascio, conclusa l'operazione Sollazzo per confermare le ambizioni del gruppo Mascio Treviglio. Sì, questa è la nostra prima operazione in corso. Ovvio, dobbiamo ancora lavorare molto per raggiungere le nostre ambizioni. Logicamente è stato provocato dall'emergenza di quello che è successo con Poz, però non è stato un ripiego. La prima sensazione è di grande disponibilità da parte di Anam, e questo chiaramente sarà un punto di vantaggio. Credo che è chiamato a un compito non facile, perché molto spesso i giocatori entrano in corsa per correggere dei problemi, e quindi è più facile per un giocatore andare a cambiare un giocatore che aveva un rendimento non sufficiente. Lui è chiamato al compito di sostituire un giocatore che aveva un rendimento più che sufficiente, e questo chiaramente rende il lavoro molto complesso. Lui ne è cosciente, è disponibile a fare quello di cui la squadra ha bisogno, è già stato disponibile in queste due mezze giornate a lavorare per mettersi al pari per quanto riguarda la conoscenza del sistema e dei compagni. I'm happy to be back for sure. A lot of things have changed, but Treviglio is, I still think, the same city. I'm very happy to be back. The guys seem great. Very happy to meet coach. Of course, I know Massimo and a lot of people here, and it's a great city and a great city for basketball, so I'm excited to be here. This season, I'm just excited to get back on the court. You know, I was in ACB, I was playing limited minutes. So for me, it's always been a dream of mine to come back to Italy, and Treviglio always felt like home to me. It was one of the first years my wife was here with me, so we kind of thought of Treviglio as home, so I'm excited to be back. The goals for this year, me and coach, I guess, have to talk about that, but you know, of course, to win games and to make the fans happy. Di nuovo in studio con Ora Basket Live, con ospiti Massimo Gritti e in collegamento Fabrizio Frates. Anche a Frates una domanda un po' scottante: la vicenda Johnson. La vicenda Johnson è una bella gatta da pelare, onestamente, perché il ragazzo, non rispettiamo le sue scelte, ovviamente dal punto di vista umano è un grande professionista, è un giocatore che ci sta dando e ci ha dato tantissimo in queste prima parte di stagione, sta viaggiando benissimo, veramente sta facendo un campionato ottimo, è un giocatore di talento superiore ed è il giocatore su cui poi abbiamo costruito la squadra, anche per il suo ruolo di playmaker. È sicuramente il giocatore, il contratto più importante del nostro roster di quest'anno.
però il ragazzo non si vuole vaccinare e le regole sono cambiate, stanno cambiando, in questo momento è ancora con noi ma non si può allenare, dal 10 non si allena più perché non può neanche entrare in palestra, sta lavorando un po' da solo, si è allenato fino al giorno prima, ha espresso una ferma volontà di rimanere ma è anche altrettanto ferma la volontà di non vaccinarsi e quindi questo ci mette in grandissima difficoltà. Dovremo affrontare quanto prima il discorso della eventuale sostituzione, ovviamente sostituirlo con un giocatore o comunitario o vistato in Italia, quindi il mercato è molto ristretto, gli amici di Treviglio ovviamente ne sanno qualcosa visto che hanno dovuto cercare anche loro in fretta e furia hanno sostituito un sostituto per Poz, stiamo aspettando di vedere se si può sbloccare la situazione, ma non siamo né pessimisti né ottimisti, in questo momento lui è fuori squadra. Allora, chiedo adesso alla regia se ci può mandare la grafica della classifica del girone verde, giusto per ricordare che Cantù e Udine sono in vetta con 20 punti, già qualificate alle Final Eight di Coppa Italia, così come Pistoia con 18, a 16 Casalemo Ferrato e Treviglio con 14 punti, Piacenza... Sponda UCC con una partita in meno e Torino. A 10 Trapani e Pallacanestro Piacenza, 8 punti per Urania Milano, Mantova, 6 per Capodorlando, 4 per Biella e 2 per Ozinuovi. Tra l'altro Capodorlando Piacenza è stata fissata il 19 gennaio, mentre la tredicesima giornata dovrebbe svolgersi tutta domenica con il derby piemontese Casale Monferrato Torino, poi Ozinuovi Udine, il derby siciliano Trapani Capodorlando. Treviglio Cantù, Mantova Pistoia, la sfida stracittadina tra le due Piacenza e Urania Milano Biella. Io sono curioso di chiedere anche ai nostri ospiti come mai, secondo voi, anche se parlare di algoritmo o di computer è sempre una risposta facile, come mai con tutti questi derby che vedremo anche nel girone rosso regionali è spuntato fuori questo Treviglio Cantù all'ultima giornata, Massimo Grippi? No. Non ho la più pallida idea, però sicuramente è un incontro particolarmente importante, non solo perché è un quasi derby, perché comunque Cantù Treviglio, al di là di tutto, può essere considerato un quasi derby, anche se è la prima volta che verrà disputata, ma sicuramente potrebbe essere anche una partita alla fine della regular season particolarmente importante per la classifica dei playoff. Sia questa di domenica, perché è vero che Cantù è già qualificata alla Coppa Italia, però dipende da che posizione, e anche per noi che abbiamo ancora una speranza di poter aggrappare, acciuffare diciamo, una posizione per giocare le Final Eight di Coppa Italia. Frate, è un caso questa sfida all'ultima giornata? Sì, io credo di sì, assolutamente, non voglio pensare a null'altro, assolutamente, è un caso, però non è un caso che sia una partita importante, perché sia noi che loro abbiamo grandi ambizioni, loro con la nuova proprietà hanno cambiato un po' quella che è la loro filosofia degli ultimi anni, cioè la filosofia di una squadra che ha sempre lavorato lanciando giocatori giovani con grande pazienza, con il vivaio, andando a pescare giocatori anche da serie minori valorizzandolo e sempre con grande successo. Quest'anno diciamo che hanno gettato la maschera, perché insomma hanno fatto acquisti importanti, hanno preso Sacchetti con giocatore di livello superiore, quindi stanno cercando sicuramente di fare un altro salto di qualità, quello che vogliamo fare anche noi, quindi capita l'ultima giornata, però sarà sicuramente una partita decisiva per la classifica e una partita che potremo anche rivedere quando ci si giocherà veramente qualcosa ai playoff. Siamo quasi pronti a lanciarci anche con uno sguardo nel girone rosso, ma no, volevo rimanere in grafica anche con la presenza di Fabrizio Frates, ma sono solo rumors o ci poteva stare anche Fabrizio Frates sulla panchina di Treviglio la scorsa stagione? Beh, ma la domanda dovresti fare più all'altro ospite. non credo di nascondere nulla. Le cene nulla. Sono andate in prescrizione, Fabrizio, per cui se vi siete trovati a cena potete anche dirlo. No, ci fu un incontro, sì, ma non ho nessun problema. Ci fu un incontro quando Adriano decise di andare via.
e devo dire che io ero molto, molto ben intenzionato, perché Treviglio è sempre stata una società che mi piaceva come scelte, come filosofia, come politica. Conosco bene Euclide, ho sempre ho avuto la fortuna di lavorare tanti anni con Alberto Mattioli, che anche se adesso non è più nella compagine societaria, è stata però per anni l'anima di Treviglio, per cui mi sentivo molto vicino e sarei venuto molto volentieri. Poi le cose sono andate in un'altra direzione, però a me ha fatto molto piacere, sono stato molto orgoglioso del fatto che Treviglio abbia pensato a me, ci sia stato un contatto e ne abbiamo parlato anche approfonditamente. Mi piacerebbe andare avanti ancora a lungo, però è il momento di guardare anche la grafica della classifica del girone rosso, che vede Scafati in vetta con 20 punti, Ravenna 18, Ferrara a 14. Verona, che ha recuperato con Fabriano vincendo, è salita a 13, ma guardate che gruppone c'è a 12 punti con anche partite da recuperare. San Severo, 100, Chiusi, Latina e Forlì. Fuori dalla possibilità di arrivare invece nelle finali di Coppa Italia, l'Eurobasket Roma con 10 punti, Nardò con 8, Chieti potenzialmente ancora in gara con 6 punti ma 3 gare in meno, Stella Azzurra Roma anche lei 6 punti e Fabriano 4. Per quanto riguarda il prossimo turno, il programma prevede Chieti-Fabriano, Verona-Ferrara, il derby capitolino tra Eurobasket e Stella Azzurra, che sarà anche la diretta di Mediasport, il derby pugliese Nardò-San Severo, quello romagnolo tra Ravenna Forlì, mentre sono già stati posticipati Latina Scafati al 9 febbraio e 100 Chiusi da programmare, da riprogrammare in calendario. E a proposito del derby romagnolo tra Ravenna e Forlì, seguiamoci insieme questa intervista doppia. Nome, cognome ed età. Alessandro Lotesoriere, 35 anni. Sandro Dell'Agnello, 60 anni. Soprannome. Lote. Beh, da sempre Sandrokan, anche se a 60 anni è un po' ridicolo. Quante stagioni da capo allenatore? 5. Una dozzina, credo, non lo so esattamente. Che significato ha Ravenna Forlì? Un derby, quindi tanto entusiasmo. Beh, un bel derby, ha connotati campanilistici che nel senso positivo del termine fanno sempre piacere. Per Ravenna è l'anno buono? Per raggiungere il nostro obiettivo della salvezza, spero e credo di sì. Ravenna sta facendo benissimo e auguro loro di continuare così, ovviamente meno le due partite che faranno con noi. Per Forlì è un anno di transizione? Ha avuto tanti infortuni, ha grandi valori e sono certo che alla distanza verranno fuori. Per Forlì è un anno sfortunatissimo. In 4 mesi abbiamo avuto la squadra al completo solo 7 volte e tutt'oggi non siamo al completo. A chi mancheranno di più i tifosi? A tutti i giocatori di entrambe le squadre. Ma i nostri sono impagabili, mi ricordo 2 anni fa in era pre-Covid e quindi sicuramente a noi mancheranno. Un aspetto positivo e un aspetto negativo della sosta prolungata. Positivo poter recuperare tutti i ragazzi che magari avevano qualche acciacco. Negativo stare tanto tempo senza giocare, sicuramente ha ricreato la voglia di giocare della pre-season. Ma per noi è stato negativo perché eravamo in un buon momento, avevamo recuperato qualche infortunato e purtroppo adesso è tornato tutto a carte 48 e noi stavamo meglio un mese fa. Un aggettivo per definire questo derby. Entusiasmante. Romagnolo. Provi a indovinare il quintetto avversario. Palumbo, Bolpin, Rush, Natali, Bruttini. Ma vedo che cambiano spesso e quindi sarà... Non lo so, sicuramente lo sa meglio lo tesoriere di me, non saprei sbilanciarmi perché appunto cambiano. Quale sarà la chiave tattica del match? Provare a imporre subito il proprio gioco. Il controllo dei rimbalzi sarà sicuramente importante. Quale dato statistico farà la differenza? La percentuale nel tiro da 3. Come dicevo, i rimbalzi e poi come diceva un mio vecchio saggissimo allenatore, far canestro. Chi sarà il giocatore decisivo? Simioni. Spero uno dei miei. A chi non bisogna concedere l'ultimo tiro? Giacchetti. Ma io credo che loro dipendano molto da Tigman e da Cinciarini, quindi dovremmo prestare molta attenzione a loro due. Quale giocatore ruberebbe all'altra squadra? Nessuno, sono contento dei miei. Mi terrei volentieri i miei se li avessi tutti sani. La vittoria passa dalla miglior difesa o dal miglior attacco? Difesa. Beh, servono tutte e due, però quando sei consistente in difesa hai già fatto un bel passo avanti. Andrete o tornerete sul mercato?
No, spero di no. No, al momento no. Come giudica le quattro gare della fase a orologio prima dei playoff? Giudico come prosieguo della regular season. Ma è semplicemente un prosieguo della regular season, sono quattro partite in più. All'ultima di stagione regolare, quali posizioni si contenderanno Ravenna e Forlì? Ravenna spero che sia entro le prime 10, continuando il trend che abbiamo. Forlì sicuramente nelle prime 8. Spero le posizioni di alta classifica. Il miglior giocatore italiano della A2? Sabatini, Casalpusterlecco. Ma a queste domande rispondo sempre solo con i miei giocatori, quindi dico Palumbo. Il miglior straniero della A2? Sabin Sansevier. Ace. Il miglior allenatore? Ramagli Verona. Ah, lo tesoriere finora è stato molto bravo. Quali sono le due squadre che saliranno in Serie A? Udine e Cantù. Per quello che abbiamo visto finora, credo che Cantù e Udine abbiano qualcosa in più di tutte le altre. Prima della gara, cosa vuole dire al suo collega? Coach, hai già vinto tanti derby, lasciamone uno ai giovani. Ma ti faccio tanti complimenti per quello che hai fatto finora e sono davvero felice per voi. Spero che però domenica possa vincere Forlì. Siamo quasi in chiusura. Coach Frates, ma tecnicamente che partita sarà domenica? Beh, da parte nostra sicuramente dobbiamo fare una partita un po' migliore di quella che abbiamo fatto in Supercoppa, che Treviglio ha dominato in lungo e in largo. Dovremo essere molto più accorti, soprattutto nella difesa sul perimetro, sui loro terribili tiratori, perché sappiamo che sono una squadra che può colpire tanto e bene dall'arco, quindi dovremo essere molto attenti alla transizione difensiva, agli accoppiamenti difensivi e a non subire penetrazioni per poi non dover aiutare troppo dentro l'area e liberare i loro tiratori. Dovremmo giocare una partita molto intelligente, la posta in palio è alta perché ci teniamo ad arrivare primi, a girare primi alla fine del girone d'andata, arrivare primi alle Final Eight di Coppa Italia. Sarà una partita molto equilibrata. Massimo Gritti, 19:50 circa di domenica, salvo supplementari, finita la partita, si attraversa il campo, va verso Fabrizio Frates, cosa spera di dirgli? Siete stati bravi, ma abbiamo mantenuto l'imbattibilità casalinga. Allora, ho ancora spazio per una battuta. Fabrizio Frates, immagino la voglia, il desiderio e la grande passione di stare in palestra. Però come commentatore le ultime due stagioni non sono andate poi così male. C'è stata la possibilità di seguire da un altro punto di vista il campionato. No, a me è piaciuto tantissimo, mi sono molto divertito con Gandini, ho visto tantissime partite, è stata una bellissima esperienza. Non so se quelli che ascoltavano le partite si sono divertiti altrettanto, io ho cercato di fare il meglio possibile pur non essendo ovviamente la mia professione. Mi piace molto quel ruolo, perché ovviamente quest'anno era impossibile portare avanti l'impegno avendo la squadra da seguire, per cui non diciamo che è una parentesi che però spero non sia chiusa. E a proposito di parentesi, sono pronto a scommettere, se non saranno presenti, che due ascoltatori del prossimo match tra Treviglio e Cantù potrebbero essere, e li salutiamo con un abbraccio particolare, Adriano Vertemati e Fabio Corbani, ex di Treviglio ed ex di Cantù, che al momento non sono sulle rispettive panchine, e approfittiamo appunto per salutarli e abbracciarli con affetto. Siamo veramente in chiusura, l'ultima battuta, Massimo Gritti, l'appuntamento è al Palafacchetti, anche se con il 35% di capienza. Diciamo che accontentiamoci del 35%, sono convinto che sarà una bellissima partita, molto agonismo, tutte e due le squadre comunque faranno di tutto per vincere questa partita, e sono convinto che arriveremo a domenica nelle condizioni ideali per portare a casa la partita. Con Green Pass rafforzato e mascherine. Ricordiamo ancora una volta che la Gruppo Mascio Blue Basket Treviglio offrirà a tutti i presenti le mascherine per il prosieguo del campionato. Siamo veramente ai ringraziamenti, è stata una puntata particolarmente bella, particolarmente divertente. L'appuntamento con Fabrizio Frates e Massimo Gritti al Palafacchetti di Treviglio domenica. Buonasera Fabrizio. Grazie, buonasera a voi. Buonasera Massimo Gritti. Grazie, buonasera.
E un ringraziamento anche a Stefano Valenti e ai due allenatori che hanno anticipato il derby romagnolo, vale a dire Alessandro Lotesoriere e Sandro Dell'Agnello, e quindi un grazie particolare a Stefano Villa, responsabile comunicazione del basket Ravenna, e Giacomo Bianchi, responsabile comunicazione della Pallacanestro Forlì. Come sempre noi vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana, finalmente sarà una settimana in cui potremo raccontarvi di basket giocato, questo per far sì che tutti insieme torneremo a seguire la Serie A2 All the Wild West, quindi l'invito è sempre quello, continuate a seguire la nostra passione.